allora vi chiedo solo un momento per presentarvi CineSud Photo Magazine, la piattaforma online di informazione fotografica. Perché iscriversi alla newsletter di CineSud Photo Magazine? Perché chi frequenta la fotografia a qualsiasi titolo forse ha bisogno di sapere tutto quello che in questo magazine tutti i giorni puntualmente viene scritto. Sono circa 100, tra professionisti, amatori, aziende, testimonial, che hanno aderito a CineSud Photo Magazine. Con loro puoi conoscere il loro lato umano, il rapporto con la fotografia, puoi vedere le proprie rubriche, puoi commentarle, puoi assistere alla presentazione dei libri, puoi assistere ai workshop che settimanalmente vengono tenuti sul nostro magazine. CineSud Photo Magazine forse è proprio quello che mancava. E forse proprio lo strumento che può esserti utile. Iscriviti subito alla newsletter. Stasera parliamo con Francesco Zizzola, che dialoga con Massimo Mastrorillo nella rubrica Prima leggiamo, poi parliamo. Francesco Zizzola, lo conoscete sicuramente tutti, ha bisogno di poche presentazioni, è stato il vincitore del World Press Photo nel 96 come migliore foto in assoluto, per poi vincerne diverse altre. Espone un po' in giro per il mondo, gira il mondo, è interessato a una fotografia che, come sapete, in questa nostra rubrica ci sta molto a cuore, è un grande esponente della fotografia che io personalmente amo di più. Per me averlo stasera qui è motivo chiaramente di grande orgoglio. Parleremo del suo progetto, che è un progetto molto importante, un progetto che si chiama Sale, Sudore e Sangue, che gli è costato 6 anni di lavoro, ma di questo ne parlerà sicuramente meglio di me Massimo Mastrorillo. Io ho una profonda ammirazione per lui. Quando ci siamo sentiti la prima volta al telefono gli ho detto, mi ricordi Vittorio De Seta con il suo lavoro sui tonni, no? Sui contadini del mare, era il 55, e quindi questo racconto che tu stasera farai mi farà rivivere un po' quell'emozione profonda quando Vittorio, che è stato con me negli ultimi anni della sua vita, mi raccontava quel suo modo di raccontare quelle situazioni, che erano estremamente asciutte, perché erano situazioni che lui ha vissuto scendendo dall'alto dove stava, è andato proprio in basso perché voleva raccontare la verità di questa tradizione millenaria, e l'ha fatto un po' come l'hai fatto tu. Lui l'ha fatto in Sicilia, tu l'hai fatto in Sardegna, è entrato in contatto con questi contadini del mare, così lui ha amato definirli, per poi raccontarli con quel documentario di 10 minuti, che è un documentario bellissimo, che racconta in maniera molto asciutta quel sale, quel sudore, quel sangue di cui ci parlerai tu stasera. Io non dico altro, perché poi ho delle domande per te, se Massimo non te le fa, ma credo che Massimo è pronto a farti tutte le domande di questo mondo, ma se lui non te ne fa qualcuna, io ne ho un paio da farti, però lascio... Le domande di riserva. Sono le domande di riserva che però poi ti farò comunque, se Massimo però, ripeto, non le fa, perché ho voglia di sapere cosa pensi tu di 2 o 3 cose che mi stanno a cuore, e quindi mi farebbe piacere poterlo fare. Niente, Massimo, a te la parola, grazie a te Francesco ancora una volta. Allora Francesco, tu sei riuscito a trasformare 2 passioni in professione in qualche modo, nel senso, vabbè, per la fotografia e fotogiornalismo, anche questa passione per la subacquea. E negli ultimi tempi stai lavorando addirittura, la cosa mi incuriosisce abbastanza, nel senso, stai lavorando su 3 superfici, no? Perché terra, aria e acqua. E che sensazione si prova nel raccontare in profondità? Ossia, tu hai girato mezzo mondo, hai raccontato tutti i mali del mondo, a volte anche qualche bene. E sott'acqua succedono cose differenti, no? Cambia la percezione della realtà, il modo di raccontare, o adatti semplicemente la tua capacità di racconto alla situazione, che ovviamente è più limitata, però senso, è più limitata, però è comunque molto molto stimolante. Poi, per quanto riguarda la fotografia aerea, in cui ti avvali chiaramente dei droni, come ti ci rapporti, nel senso che sei l'autore, però comunque deleghi ancora più che una macchina fotografica la realizzazione delle immagini, siccome
dall'alto il mondo cambia parecchio, e proprio nell'ultima talk che abbiamo fatto si parlava anche di Molo Ninaghi e del fatto che una volta che ha scoperto che la realtà dall'alto di una torre era molto più interessante di quella dal basso, parlava di come fosse completamente cambiata la percezione dello spazio, no? Vedendolo dall'alto, parlava di un caos controllato in qualche modo, no? Quindi una visione completamente diversa. Ecco, come la tua, diciamo, le tue capacità di racconto in rapporto a questi due nuovi, chiamiamoli stati, no? Quindi acqua e aria, come è cambiata? Che sensazione ti dà? Che cosa... insomma, vorrei che raccontassi un po' le tue emozioni riguardo questi due diversi ambienti di racconto. Intanto una piccola premessa, e cioè che entrambe i miei amori, cioè quello per il mare e quello per la fotografia, nascono da ragazzino, direi. Avevo pochi più anni di tua figlia, che vedo qui nello schermo. E frequentavo una scuola pubblica, però sperimentale, come succedeva negli anni 70, e durante le ore pomeridiane, che erano quelle dove si potevano seguire corsi extracurricolari, che era proprio lo specifico della scuola sperimentale, cioè che offrivano, diciamo, la possibilità di avere esperienze e conoscenze che durante l'anno nel programma normale scolastico autorizzato dal Ministero non si potevano avere. Tra le varie cose c'era, oltre a fotografia, c'era anche cinema, e lì incontrai proprio Vittorio De Seta, che venne a farci una bellissima lezione sul cinema documentario. E mi ricordo questa figura molto seria, ma che era capace di quella serietà che coinvolgeva noi ragazzi, ragazzini, adolescenti, perché era capace di entrare in contatto col nostro mondo, che forse una di quelle caratteristiche che più premessa per poter raccontare il mondo. Non ti sentiamo in bene. Quegli anni, quindi, sviluppo la mia passione per l'immagine e per il mare. E le ho portate avanti parallelamente senza mai metterle in contatto. Quando poi, per diversi motivi, mi sono detto, ma perché non provare a raccontare le storie che io continuo a vedere, che succedono anche sott'acqua, che riguardano come quello che è il mio territorio, diciamo, di elezione della narrazione fotografica, cioè l'uomo e le conseguenze del suo agire nel mondo. E quindi sempre di più vedevo appunto segnali di questa continua interazione nell'ambiente marino. Dopo un po' di prove, poi... Francesco, ti sentiamo male, purtroppo va via, si ferma il labiale, e non riusciamo a sentirti. Francesco, non ti stiamo sentendo, se tu ci stai sentendo. Forse è meglio se ti sposti ancora un attimo per avere un segnale un po' più forte. Sì, forse è proprio caduta la linea. Un attimo, speriamo che possa ripristinarla a breve. Sì, infatti è caduta. E si trova in Sardegna, scriviamolo qui. Mentre lui cerca di ricollegarsi, io condividerei alcune foto del libro. Sì. Vediamo cosa c'è in schermo. Silenzio. Ok. Non è tutto il libro, sono solo alcune immagini. Tra l'altro Francesco, poi vabbè, ovviamente lui ne parlerà meglio di me, ma ha realizzato anche un documentario che tra l'altro è stato premiato alla Biennale di Venezia.
il bello della diretta. Non sei ancora ricollegato? No, non lo vedo ancora. Ok, vabbè, insomma, io posso parlare fino a un certo punto perché ovviamente le foto non sono mie. La cosa che è sicuramente interessante, poi ne parleremo, è il fatto che comunque questo racconto non è un racconto a sé stante, ma è diciamo una parte di un progetto pluriennale. Di un progetto pluriennale sul rapporto tra uomo e ambiente, che sta pubblicando in un libro che verrà pubblicato editato da Delpire, la casa editrice francese, che è una casa editrice famosa, e che tra l'altro pubblicò il primo libro di Robert Frank, di Americans, nella versione terribile, però insomma fu anche il primo a dargli fiducia. Di questo lui ci parlerà e gli ho chiesto anche di presentarci delle foto in anteprima, quindi questa è una fortuna, nella speranza che ritorni ovviamente, perché se no vi faccio vedere le mie. e niente, non so più che dirvi. lui parlava di questo, eccolo qua, è rientrato, parlava di questo incontro con Vittorio De Seta. Vittorio De Seta è una persona che chiunque ha incontrato ha lasciato il segno. Puoi togliere la condivisione dello schermo se vuoi. Eccolo, tolgo, ok. Benissimo. L'hai tolto? Adesso lo vediamo se Francesco... Sì. Sentite? Adesso sì. No, scusate, ma no. È successo qualcosa con la rete. E dunque, stavo dicendo, e quindi quell'occasione del Lampedusa lì eravate riusciti a sentire? Sì. Con l'incontro con Vittorio De Seta. Vittorio De Seta, poi diciamo, sono riuscito a suggellare le mie due passioni in diverse occasioni di prova, e poi è successo che una storia terribile, un avvenimento terribile, che è stato il naufragio di quel battello di migranti a largo a un miglio davanti al porto di Lampedusa, e mi ha portato a cercare di raccontare quella storia. Quella storia si poteva raccontare naturalmente nel momento, ma nessun fotografo, purtroppo, nessun operatore ha potuto farlo. È stata una tragedia avvenuta lontano dalle lenti di noi giornalisti dell'immagine. E quindi raccontandola dopo, avendo comunque l'idea di raccontarla dopo, dovevo decidere come, e allora è lì che mi è venuto in mente che forse la mia si dice in inglese, i miei skills, le mie capacità di subacqueo potevano entrare in gioco, e sono informato per riuscire a immergermi sul luogo del relitto, scontrandomi subito con la realtà brutale del fatto che era un luogo sotto sequestro, perché è un luogo di tragedia e di morte, e quindi la magistratura non permetteva neanche il rilascio delle coordinate precise dell'avvenuto naufragio. E dopo un po' di mesi di mie inchieste personali sono riuscito a trovare le coordinate precise e, diciamo, contravvenendo la legge, mi sono immerso su quei fondali, e a 50 metri di profondità ho trovato il relitto. Ho fatto diverse immersioni quel giorno e nei giorni successivi a 50 metri per realizzare le fotografie e un piccolo cortometraggio, e entrambe entrambe le storie, sono sia quella fotografica che quella video, sono state usate in molti media internazionali e anche nazionali. Ed è stato l'inizio, diciamo, di questa consapevolezza da parte mia, cioè del poter raccontare storie anche sott'acqua. E poi ci sono state diverse occasioni, ma poi c'è stata una precisa occasione che mi ha consentito di farne non un episodio, ma un'occasione di approfondimento nel genere in cui io purtroppo ogni tanto mi avventuro, cioè grandi progetti di lunghissimo termine con tantissimo approfondimento, e che ha contemplato anche appunto la fotografia subacquea. In realtà
lì ci sono arrivato a decidere di utilizzare la fotografia subacquea perché la storia, ed è il progetto di cui in parte c'è la serie dedicata soltanto alla pesca in Sardegna del tonno rosso, è appunto l'oggetto del nostro incontro, cioè il libro Sale, sudore e sangue, che è uno spin-off del progetto più generale, di cui il secondo libro ancora non pubblicato, poi vi accennerò a questa cosa. Comunque, lì la decisione di andare sott'acqua deriva dal fatto che l'approccio che volevo mettere in atto dava voce a tre diversi elementi della natura. Allora, l'uomo, i pescatori, quelli che anche De Seta riuscì a documentare così bene tanti decenni fa, e la natura, l'oggetto della natura, dell'attenzione degli uomini, che sono i tonni rossi, per questo specifico tipo di pesca sostenibile, millenaria, tradizionale, appunto con la tonnara, e poi un terzo elemento della natura che mi ha poi invitato a prenderne, diciamo, il punto di vista, che sono i gabbiani, che sono degli animali che vivono ovviamente in modo opportunistico anche loro delle attività di pesca degli uomini. Questi tre punti di vista, quindi il punto di vista diciamo sulla superficie del mare, dei pescatori, dei tonni che vivono nel loro ambiente naturale, nel mare, quindi sulla subacquea, e con i droni, il punto di vista aereo dei gabbiani, deriva non dalla voglia di utilizzare prospettive particolari, bensì dal fatto di poter usufruire di questo paradigma di tre visioni completamente diverse e tutte e tre di soggetti che concorrono alla storia, ma la storia che ho costruito io, ma anche nella realtà. Sono tre punti di vista completamente diversi e a cui do voce in questo modo. Certo, poi ovviamente lavorandoci e cercando di dare concretezza a questa idea, mi sono accorto che ovviamente i punti di vista degli altri da noi e degli altri da me, in questo caso dei tonni e degli uccelli, seppur interpretati da me, messi in atto da me, erano affascinanti, erano completamente stranianti, erano quasi epifanici rispetto alla visione normalmente messa in atto da me come fotografo e dai miei colleghi. Insomma, mi sono reso conto che così facendo stavo realizzando una storia antica, una storia di cui certo non sono titolare, diciamo, di esclusiva, l'esclusivo titolare, la storia dell'uomo e il mare, ma lo stavo facendo in maniera completamente inedita, sorprendendo anche me stesso, perché appunto gli uomini visti dai tonni non li avevo mai visti da nessuna altra parte, e gli uomini visti dai gabbiani neanche. E queste tre visioni insieme si sono sovrapposte in questa narrazione che poi mi ha dato tanto, soprattutto anche per il progetto principale, che è quello appunto che io chiamo Acqua, Iubris Acqua, e che ancora dorme, diciamo, il primo capitolo dorme nel libro ancora non pubblicato per via della pandemia. L'editore è francese, ha sospeso tutte le pubblicazioni per un po' di mesi, vediamo un po' che cosa succederà nei prossimi mesi. Speriamo di poter presto vedere anche questo libro, ma soprattutto, come dice l'editore francese del PIR, non solo di stamparlo, ma soprattutto di poterlo presentare con una mostra e quindi di poter rientrare nella piena attività culturale che caratterizza, insomma, la riproduzione di questo grande editore. E credo, spero di averti risposto, insomma. Poi sì, assolutamente, sei stato molto esaustivo. Nel libro c'è una frase iniziale che dice: il mare che ha iniziato la vita su questo globo ne sarebbe ancora la benefica nutrice se solo l'uomo sapesse rispettare l'ordine che vi regna. Allora, tu hai seguito le tonnare per anni, ma da quello che mi hai detto, questo l'hai appena accennato, è solo, come dire, un capitolo di un progetto pluriennale. Che cosa hai scoperto, diciamo, in questa tua ricerca pluriennale sul rapporto tra uomo e ambiente, e che cosa in grandi linee hai raccontato? Ti sei mosso sempre sulle tre superfici o
o diciamo ha prevalso la solita superficie, diciamo terra o che altro? Ma in realtà l'idea del progetto Hubris nasce da una lettura di economia, pensa tu, da una lettura di economia molto poco ortodossa, perché a un certo punto mi sono, diciamo, affezionato e ho approfondito molto le teorie di un economista francese che insegna all'università, che si chiama Serge Latouche, che ha scritto a proposito della decrescita, molto preso in giro, diciamo, dai nostri politici, dalla nostra politica, perché ha scritto della decrescita felice, o comunque della necessità di considerare il mondo come un ecosistema, come un sistema, quindi anche economico, chiuso, non aperto, non infinito. E dentro delle risorse, quindi anche della necessità di immaginare delle economie non più basate sullo sviluppo infinito, e quindi su un PIL sempre in crescita, per tradurla in termini che tutti possano capire, ma piuttosto di immaginare un mondo in cui al valore assoluto del profitto venga sostituita, per esempio, la felicità, cioè il benessere degli esseri umani, come esseri umani, non come consumatori o produttori di merci. Quindi una impostazione completamente diversa, un libretto tra i tanti letti di Sergio Latouche, ce n'è uno edito da Bollati Buoringhieri che si chiama Limiti, è proprio un libercolo, è un pamphlet, in cui si parla più che di economia, di filosofia, filosofia sociale, filosofia economica, e lì c'è proprio l'analisi molto chiara, appunto, di questo concetto di limite che noi abbiamo continuamente superato, e soprattutto dalla rivoluzione industriale in poi. E lì, appunto, cita il fatto che il concetto di hubris viene dai greci antichi che definiscono la hubris degli uomini non un peccato, ma una tendenza, una caratteristica possibile, potenziale, in cui gli uomini non riescono a riconoscere la separazione che c'è fra il loro mondo e quello degli dèi, dicevano i greci antichi, gli dèi. E gli dèi, se vedevano, secondo questa filosofia, calpestare il loro territorio dagli uomini, si vendicavano mandando nel mondo degli uomini, si vendicavano mandando pestilenze, carestie, disastri naturali, terremoti, guerre. E quindi, in qualche modo, avvertivano l'uomo di non essere arrogante nei confronti della natura. E per me la hubris contemporanea è appunto quella non degli uomini nei confronti degli dèi, ma degli uomini nei confronti della natura. Ho deciso di dividere il mondo naturale secondo gli elementi naturali, quindi acqua, terra, fuoco e aria, così nell'ordine in cui li sto realizzando. E quindi questo capitolo del libro che dovrebbe uscire, acqua, e per l'elemento acqua, che gli uomini rischiano di perdere per sempre oggi, che la conoscenza di un rapporto sostenibile a diverse forme di pesca sostenibile antica, di antica memoria, di antica documentata memoria, e tra cui le tonnare, che ci sono tracce già dai tempi dei Fenici, degli Arabi, di quasi 3.000 anni fa, ci sono dei vasellami con incise appunto le tecniche di pesca tipiche della tonnara, e Eschilo ne parla nel suo libro I Persiani, in cui descrive la sconfitta dei persiani per mano degli ellenici nell'isola di Salamina, battaglia che ha per sempre, diciamo, segnato la civiltà del mondo così come la conosciamo oggi, che appunto noi siamo poi diventati, la nostra cultura, diciamo, è influenzata prima dai greci che vinsero quella battaglia, e
e quindi respinsero i persiani e poi dai romani e poi quindi siamo arrivati ai tempi nostri dopo qualche migliaio di anni e siamo ancora frutto di quella decisione, di quella battaglia e in qualche modo. E già da allora era chiaro, sia negli scritti di Eschilo che poi nelle successive considerazioni sul rapporto tra uomo e natura, che della necessità di controllare la smisurata fame di potere e di dominio dell'uomo sulla natura, perché esagerare sarebbe diventato pericoloso per l'uomo stesso. Ecco, questa è, diciamo, la base della filosofia base del mio progetto, e individuando le forme che ancora sopravvivono oggi di relazione sostenibile, io voglio sottolineare che una cosa importantissima, che non è soltanto il pesce che sta in modo, diciamo, molto pericoloso, qualche volta rischiando di scomparire, molte specie di itti che stanno scomparendo proprio per la nostra fame, in questo caso di profitto, ma quello che sta sparendo, ed è la cosa più pericolosa, è la conoscenza di come ci si può relazionare alla natura in modo sostenibile. Se sparisce quella, siamo nelle mani avide dell'industria, e l'industria certamente non fa ragionamenti di preservazione dell'ambiente. L'industria ha come unica guida il maggior profitto nel minor tempo possibile. Quindi è, diciamo, un progetto che si occupa ancora una volta dell'uomo, magari puntando di più l'obiettivo sulla natura, però è quello, sempre quello, il mio interesse principale. Il libro Acqua, quello che dovrebbe uscire, viene fatto anche quello un po' sott'acqua, un po' sopra l'acqua, un po' raccontando quindi sia la visione dei gabbiani che degli uomini, però ha più del sale, sudore e sangue la pretesa di abbandonare un po' il lato documentario per raggiungere invece un piano di espressione, di contenuto e quindi di possibile lettura più simbolico. Adesso provo, vediamo se riesco a condividere il mio desk, share screen, sì, eccolo qua, vediamo un po', eccolo qua. Share. Vedete qualcosa? Sì. Una copertina. Il libro inizia con Non ti stiamo sentendo, Francesco, perché si sarà indebolito il segnale, visto che stai utilizzando la condivisione dello schermo. Mi sentite? Sì, adesso sì. Fatemi sapere come va con l'audio, perché ogni tanto devo spostare il telefono. E quindi inizia, però vedete il mio Sì, desk? E sì. quindi inizia con un sedicesimo, con alcune pagine dove ci sono questi segni nel blu profondo, segni argentici, di fatto sono dei ne negativi. Di queste figure un po' diciamo, surreali, che possono ricordare quasi come le stelle nel cielo di notte, le costellazioni. In realtà sono appunto reti stese nel mare. E questa sequenza poi passa a mostrare l'elemento, però anche qui ha una matericità diversa, potrebbe anche essere una roccia, una lava, un asfalto, un argento, e poi si passa appunto dall'elemento visto dall'alto, si passa all'elemento visto dal basso, da dentro, a una visione del mare colpito dal sole. E anche quindi già questa apertura, per arrivare al titolo,
e allo successivo sviluppo del libro, e così vuole essere un po' un prologo che mette in chiaro subito che c'è un livello, diciamo, di simbolico in cui si invita il lettore a ragionare per simboli. Adesso non voglio in questo momento, diciamo, raccontare in modo didascalico quali sono questi simboli, lascio a voi per il momento l'interpretazione, e quindi poi si passa alla, diciamo, alla carta, quella normale, tra virgolette, una bella carta per la parte della narrazione fotografica tradizionale, diciamo, anche qui che inizia con un oggetto che sembra un asteroide nello spazio infinito, nel nero dell'universo, invece una spugna, e poi di nuovo appunto la natura allo stato brado, nell'elemento dell'acqua, e poi abbiamo, si sviluppa con un'immagine aerea, anche questa però con una forte connotazione simbolica, e poi un oggetto tradizionale della pesca arcaica di una volta del tonno, e poi altre immagini di altre prese da altri tipi di pesca, un po' nel Mediterraneo, un po' in Africa, tradizionali. Poi compare finalmente l'uomo pescatore come uno dei soggetti, appunto, della narrazione simbolica. E di nuovo, ecco, per esempio qui forse è più chiaro, diciamo, l'intento simbolico. Abbiamo una foto di una barca di pescatori presa dall'alto, di una pesca tradizionale, abbiamo il coltello, anche qui antico, di una pesca di una volta, e però abbiamo questo dittico insieme, le due opere, le due figure, le due immagini, vogliono suggerire una lettura simbolica, perché vogliono, diciamo, evocare il simbolo maschile e femminile, o meglio nell'ordine femminile e maschile, quindi la fertilità e quindi la vita, e così via. Si può continuare con associazioni, assonanze tra immagini di pesci e di pescatori, e poi si passa con questo tipo di carta diversa a un successivo capitolo, che si narra di vita e di morte e di conoscenza, in equilibrio tra la natura e il dominio degli uomini. E così via, si prosegue, appunto, per esempio questa immagine è un'immagine scattata invece sullo stretto di Messina, che racconta della pesca del pesce spada con il metodo delle feluche, anche qui l'uomo contro il pesce, proprio sembra quasi Hemingway con Arpione, uno contro uno, e così. Questa è una rete in Africa, in Senegal, di pescatori con le canoe, e questa, diciamo, di nuovo in Sardegna, qualche foto si ripete del libro sulla Sardegna con il libro nuovo, e appunto poi l'uomo si misura col pesce, e il pesce non necessariamente è destinato a soccombere, dipende, dipende dagli eventi, cioè è una relazione aperta quella della pesca sostenibile con il pesce, con la natura. È una relazione dove appunto ancora sono impiegata la forza delle braccia, il sudore degli uomini. E non è scontato l'epilogo, come può invece in modo superficiale apparire. E poi, appunto, le dimensioni lo raccontano anche. E poi abbiamo scorro, non vi faccio vedere tutto il libro, perché sennò poi dopo quando uscirà non lo comprerà nessuno. No, ti ringraziamo davvero per questa anticipazione. Poi dopo un bellissimo testo, che anche questo bisognerà comprarlo per leggerselo, di Christian Cujol, abbiamo in chiusura, in modo inaspettato, invece le fotografie a colori, e segni anche questa volta nel blu del mare, e
cime, come si dice in termini marinaresco, che si perdono poi nelle profondità e ci riportano nella profondità della nostra storia, della nostra esistenza e del nostro possibile futuro, solo se lo volessi. E via. Questa quindi è una, stata una rapida così presentazione di quello che sarà o dovrebbe essere il libro, quando lo stamperemo. No, però poi una cosa è la versione elettronica, una cosa è la versione cartacea. No, ma sicuramente non abbiamo potuto godere di quei blu profondi di cui parlavi, perché chiaramente lo schermo... E la matericità dei materiali. La matericità dei materiali. Senti, c'è una domanda di uno, se Massimo mi permette, di uno ascoltatore che dice: con quale attrezzatura fotografica sono state realizzate tutte queste foto in bianco e nero e subacquee? E nero subacquee? Sono state migliorate in post-produzione? Allora, parto dalla seconda osservazione, perché è un, diciamo, un elemento che mi piace sottolineare, il fatto che la fotografia, da quando esiste, cioè, quindi non da tanto, da 180 anni circa, e ha sempre previsto la post-produzione, nel senso che dal momento in cui l'immagine rovesciata impressiona una qualsiasi superficie sensibile, nella storia della fotografia è stato necessario trattare quella superficie per poter far apparire poi l'immagine. Che essa fosse negativa o positiva poco importa, nel senso che poi qualunque fotografo, artista, qualunque persona abbia usato quella tecnica per poter far apparire un'immagine, ha deciso che tipo di carattere questa dovesse avere, partendo da quella impressione iniziale. E quella si chiama post-produzione, oggi la chiamiamo post-produzione, prima la chiamavamo camera oscura, prima ancora trattamento chimico e via dicendo. Quindi è ovvio che l'immagine oggi, oggi come oggi, porti ancora con sé questo necessario passaggio tecnologico per poter diventare immagine vista secondo il desiderata del fotografo, dell'artista e del... quello che è meno ovvio è che le persone si siano abituate al fatto che le immagini sono prodotte automaticamente dalla macchina fotografica. Questo è un danno, io credo, nei confronti della fotografia enorme, perché pensare che la macchina fotografica sia dotata di una soggettiva capacità creativa che porti la macchina fotografica a, in modo autonomo, a fare delle belle foto e che quelle possano essere mostrate come belle foto, è un malinteso che io sconsiglio di intraprendere, di considerare, a tutti i fotografi, soprattutto a coloro che vogliono intraprendere questa meravigliosa forma di espressione attraverso questa macchina, che è la macchina fotografica. La fotografia deve essere sempre frutto di una decisione, di un percorso di pensiero e quindi poi con le conseguenti azioni tecniche e tecnologiche da parte dell'autore. E di quell'immagine se ne fa autore, cioè autore vuol dire che decide quell'immagine come poi dovrà essere restituita, per mille motivi, perché ci crede e crede che sia giusto così. Ora, tutti possono anche affidare alla macchina fotografica la realizzazione delle immagini usando programmi automatici e utilizzando il JPEG o quello che è il file prodotto dalla macchina fotografica, così come, per carità, siamo liberi di fare qualunque cosa, però sappiate che quel JPEG non è frutto della macchina fotografica, ma è della decisione di qualche altro uomo, nello specifico degli ingegneri che hanno creato algoritmi e hanno creato programmi, quindi di altri esseri umani che hanno deciso che la media e quindi la mediocre immagine prodotta dalla macchina fotografica deve essere quella giusta, considerata giusta. Ecco, fatta questa premessa, quindi rispondo, sì, io utilizzo molta diversa attrezzatura a seconda di quali sono le condizioni e le modalità necessarie per arrivare a un certo risultato. Non c'è un'attrezzatura tout court valida per qualunque situazione. Sott'acqua porto ovviamente delle macchine fotografiche scafandrate che inserisco dentro delle custodie subacquee che possono reggere grandi pressioni e utilizzi anche abbastanza rudi in barca e nelle attività subacquee,
e quindi possono essere un po' maltrattate. E, scusate che devo abbassare, ecco, la telefonata. E tutto questo ci porta poi a, a un'ulteriore considerazione. E sì, per le foto aeree, per ora mi dedico ai droni quando non posso volare con oggetti più grandi che mi portano direttamente in aria, anche se è successo qualche volta, ma insomma i droni sono più agevoli, anzi hanno aperto per, mi hanno aperto un mondo moltiplicato alla N per poter cercare prospettive inedite e interessanti. E, però di fatto appunto sono sempre solo strumenti che non fanno l'immagine. L'immagine io la immagino prima di realizzarla, c'è una necessità quasi intrinseca al mio modo di fotografare, che è quello di cercare cose che io ho immaginato e quindi lasciare anche al tempo di al tempo e alle situazioni che io affronto di restituirmi le mie immaginazioni. E per immaginare bisogna nutrire l'immaginazione con letture, con incontri, con osservazione, con capacità di relazione, essere aperti, di essere sempre in modalità aperta rispetto al tema che si vuole affrontare, raccontare o si vuole mettere al centro della propria narrazione. Non ti sentiamo. Stavolta siamo noi che non ti sentiamo. Per evitare disturbi e non appesantire la linea, tolgo ogni tanto l'audio. E volevo raccontare un aneddoto che proprio oggi, per puro caso, mi è ripassato tra le mani, probabilmente ne siete a conoscenza, a proposito di quello che stai dicendo tu. E un grande, grandissimo fotografo, viene invitato a pranzo e in una famiglia doveva fare un'esposizione di questo suo lavoro che aveva fatto e porta questa sua monografia in omaggio a in questa casa alla padrona di casa, la quale vede questa monografia e la guarda con attenzione e dice: sono delle bellissime fotografie, con che macchina le hai fatte? E lui non risponde, svicola la cosa, cioè cerca di parlare d'altro. A fine cena questa persona aveva cucinato bene, aveva fatto una bella cena. Lui, quando si alza, saluta, dice: abbiamo mangiato benissimo. Dice: che pentole hai usato? Ecco, perfetta analogia. Sì. Penso che ci stia proprio bene questa cosa. Probabilmente molti di voi la conoscevano. Io l'ho rivista riguardando un video di una conferenza che è stata fatta a Matera. È uno degli ospiti che abbiamo invitato ha raccontato questo aneddoto e quindi mi andava adesso proprio perché ci sta. Ecco, c'è questa cosa della macchina fotografica che fa le fotografie. È vero quello che dici tu, ci sono comunque degli uomini dietro, gli ingegneri che costruiscono i processori, i sensori e poi... Però la fotografia è l'autore e quello che hai detto mi conforta ancora di più e mi trovo ancora di più d'accordo sul fatto che l'autore, prima di mettersi a scattare, deve conoscere quello che vuole fare, quello che vuole sapere, quindi deve documentarsi, studiare, perché diversamente non si generano buone fotografie. Massimo, scusami sempre se ti ho preso la parola, è tua. No, no, assolutamente, mi ha fatto piacere. Tra l'altro stavo riflettendo su quello che aveva detto Francesco riguardo quell'economista, perché mi ricordo che quando ero andato in Indonesia per lo tsunami, poi alla fine ho deragliato come mio solito e sono andato a trovarmi altre situazioni in cui fondamentalmente lo sfruttamento dell'ambiente da parte di chiaramente grosse imprese locali e non, spesso non, come dire, creava dei disastri praticamente pari o se non superiori a quelli dello tsunami. E quindi io avevo sottolineato nello statement come in qualche modo a volte avevo la sensazione che la natura, attraverso tsunami o altri, come dire, disastri naturali, volesse prevenire la mano dell'uomo, no? E quindi in qualche modo faceva riferimento anche a quello che diceva prima Francesco. Senti Francesco, io volevo tornare un attimo alla Tonnara, perché comunque insomma tu ce l'hai mostrata in maniera grandiosa, però poi alla fine insomma noi ne sappiamo poco, no? Come è venuto fuori, insomma, è una pesca violenta ma al tempo stesso sostenibile,
E rispetto ad altre pratiche che stanno riducendo, rispetto ad altre pratiche che stanno invece riducendo il numero di esemplari del tonno rosso, per esempio, tu nel libro specifichi anche che tipo di pesche in qualche modo sono deleterie e assolutamente contrarie come dire, al mantenimento di un equilibrio sostenibile nell'ambiente. Questa tonnara, diciamo, la pesca della tonnara è in qualche modo un insieme di tante sensazioni, una specie, a me dà l'idea, guardando anche le tue immagini, di una specie di viaggio negli inferi, al tempo stesso quasi una metafora della vita, dove appunto la vita e la morte viaggiano spesso l'una a fianco all'altra e inevitabilmente si alternano, come è giusto che sia. Raccontaci un po' le tue sensazioni riguardo a questo tipo di pesca così antica. Cioè, vuol dire, tu l'hai documentata per filo e per segno per 5-6 anni, sopra, sotto, a livello altezza uomo, eccetera, eccetera. Però in qualche modo immagino che ti ha lasciato tanto dentro, no? Dal punto di vista emotivo e quant'altro. Ecco, ci puoi raccontare più questo aspetto che si vede nelle tue immagini, ma che vorrei che in qualche modo raccontassi anche come persona, che poi, insomma, ci tengo a sottolineare che dietro una macchina fotografica c'è sempre un uomo, quindi al di là delle immagini che rappresenta, ed è una cosa che spesso viene dimenticata. Sono stato così tanto colpito da questa comunità di pescatori che, pur praticando una pesca antica, non sono affatto anziani, qui sono, anzi, spesso sono anche molto giovani, e quindi che tramandano questa conoscenza, perché è una pratica che si può tramandare soltanto appunto, realizzando stagione in stagione la pesca, perché non, nessuno te la insegna, non si può imparare sui libri. E che mi sono quasi appunto innamorato di questa realtà come perfetta realtà per raccontare la grande metafora, come ricordavi tu, della relazione tra l'uomo e l'ambiente, quindi della peculiare abilità che l'uomo è riuscito a mantenere per millenni. Che ha assicurato la nostra evoluzione fino a oggi, di avere un rapporto appunto non soltanto distruttivo, ma anche di equilibrio con la natura. La macchina, il giocattolo si è rotto quando con la rivoluzione industriale abbiamo messo in campo forze maggiori e soprattutto un'ideologia, quella del profitto, che ha diciamo, fatto inceppare questo equilibrio in modo pericolosissimo e i cui risultati sono davanti agli occhi di tutti noi. Allora, questo teatro, questo specchio di mare, questo canale che io ho trovato in Sardegna, dove ormai ci sono arrivato cercando la pratica perché prima l'ho incontrata sui libri, ma insomma, leggendo della pratica della pesca sostenibile con la tonnara. E leggendo che tutte le tonnare, le centinaia, forse decine di migliaia di tonnare che erano presenti fino a qualche secolo fa in tutto il Mediterraneo, erano sparite e le ultime tre, quando ho iniziato io a lavorare su questo progetto, erano circoscritte in questa piccola zona della Sardegna, del Sulcis, del sud-ovest della Sardegna. E quando mi sono affacciato su questo teatro, diciamo, di mare, ho scoperto che qui appunto si giocava una battaglia enorme, una battaglia non solo simbolica, ma reale, concreta, di salvaguardia delle nostre conoscenze e di resistenza a una macchina industriale capace di stritolare qualsiasi altra realtà. Anche una stritolatrice, avevo anche avuto modo di inseguirla in Africa cercando di tanarla, come dire, di colpirne, diciamo, le sue malefatte attraverso le immagini e in parte c'ero anche riuscito, però appunto è una macchina ben protetta da lobby che hanno radici profonde anche nella comunità europea, nelle politiche industriali e nelle industrie e nei ministeri dei paesi di tutto il mondo. Viaggiano su principi di utile, di realizzazione dell'utile che non guardano in faccia la natura sicuramente e soprattutto che possono corrompere qualunque realtà pur di portare avanti i loro progetti. Quindi
questa esperienza per me è stata umanamente molto importante, perché poi questa ciurma di Tornaroti, che comunque sono una ventina di persone, se non di più, anche 25 in alta stagione, e sono persone che con umiltà hanno sulle spalle un lavoro enorme, un lavoro di cui forse neanche sospettano l'importanza, e per loro è pesca, però appunto è una pesca che porta con sé tanti altri valori, e io in qualche modo sentivo sulle mie spalle questo peso, cioè di sapere qualcosa di cui loro non sospettavano, ma che era insito nella loro azione. Quindi Sale sul Durissango è un po' questa testimonianza, è un po' questo voler declinare al contemporaneo una narrazione, se vuoi, antica. Infatti nel libro, non a caso la scelta di pubblicare anche il testo di Emilio Salgari, che è un testo raro che ho trovato appunto nelle ricerche che facevo, anche storiche, sulla Tonnara, per caso, ho trovato per caso, ma era un testo, gli appassionati di Salgari quasi neanche lo conoscono, un testo che è stato pubblicato nel 1903 sotto pseudonimo, e poi alla sua morte di nuovo firmato da lui, però ben 15 anni dopo, 20 anni dopo la sua morte, e quindi è un testo comparso poco, girato poco, e che racconta come se fosse oggi la pratica della pesca con la tonnara in Sardegna. Straordinario. Salgari, che non aveva mai viaggiato se non vicino Torino, racconta con una vivezza di dettagli la pesca da tonnara in Sardegna, usando anche termini in lingua sarda molto specifici, e io che l'ho vissuta tante volte, la Mattanza e la Tonnara, ho riconosciuto esattamente la cronaca di questa pesca. Però che cosa succede? Che Salgari era uomo del suo tempo, come io sono uomo del mio tempo, e Salgari sono tempi diversi, e Salgari vive appunto fra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento, e vede nella pesca del tonno con il metodo della tonnara il dominio della natura da parte dell'uomo, perché quella era una natura che all'epoca era più forte dell'uomo, era una natura che sapeva essere molto pericolosa, perigliosa, come diceva, era una natura capace di piegare l'uomo ai suoi voleri, ai suoi capricci. E questi enormi bestioni, i tonni, possono raggiungere anche 600 kg di peso, 700 kg di peso, essere pesci molto lunghi, come si può notare dalle mie fotografie. Questi animali così possenti venivano visti come espressione di profondità, capaci di violenza e di dominio sull'uomo, e quindi i pescatori erano gli eroi che riuscivano a battere la natura, a sconfiggerla. E c'è una visione antropocentrica, naturalmente, ma anche di elogio della forza, delle magnifiche sorti progressive dell'uomo capace di dominare la natura in Salgari, che lo differenzia enormemente dal mio racconto, sia perché lui usa la scrittura in modo magistrale, ma perché io invece uso la fotografia. Ma la differenza enorme sta nel fatto che io non do voce solo agli uomini, ma do voce a tutti e tre gli elementi che individuo essere i protagonisti della storia, quindi gli uomini, i pesci e i gabbiani. E questo cambiamento di paradigma, di osservazione, naturalmente fa la differenza. Insieme raccontano che cosa è successo nella nostra rapporto con la natura negli ultimi 100-120 anni, ecco, questo è il tempo che è passato dalla scrittura di quel progetto, di quel racconto da parte di Salgari alla pubblicazione del libro. Posso fare una domanda da parte degli ascoltatori? Certo. C'è Giuseppe Casalinuovo, che tra l'altro ha scritto un bellissimo articolo che, se te lo vai a vedere sul nostro magazine, credo ti piacerà molto, sul tuo lavoro Sale, sudore e sangue. Leggevo che la percentuale di pescato nazionale destinata ai tonnaroti sta intorno al 7-8%. C'è stato qualche cambiamento, una presa di coscienza dopo l'uscita del tuo lavoro? Ah,
credo, nel senso che questo lavoro semmai avrà un risultato in termini di consapevolezza da parte dei poi politici che decidono come assegnare le quote di pescato, che sono decise appunto prima a livello di organismo internazionale che regola la pesca del tonno rosso in tutto il mondo, da quando diciamo di scomparire come specie sono state introdotte delle regole e quindi non c'è pesca più controllata e più limitata della quella del tonno rosso. E quote nazionali vengono assegnate poi dal ministero che recepisce le indicazioni di questo organismo internazionale e le suddivide il ministero per tipologie di pesca. Naturalmente la pesca sostenibile fatta a mano e tradizionale ha una quota residua molto bassa rispetto a quella industriale fatta con altri metodi e sicuramente più redditizia per gli armatori e per le società che si occupano di pesca. Però appunto di questo io mi occupo, cioè mi sono voluto occupare proprio della differenza tra l'attività dell'uomo che vuole cercare profitto e quella in cui una volta si è praticata come una volta quando si cercavano proteine. Qui a Porto Scuso è un paesino del Sulcis, nato proprio perché sin dai tempi antichi era possibile scorgere dalle alture, dalle scogliere, i banchi di tonni che passavano, quindi era un luogo perfetto per poter decidere quando iniziare la pesca, come realizzarla, c'era un punto di osservazione privilegiato e quindi questa realtà appunto va preservata per questa memoria e per questa capacità di poterla protrarre, poterla rimandare alle generazioni future. Questa è la vera ricchezza di questa realtà in Sulcis, che dovrebbe essere considerata e che non è considerata. Ti faccio ancora un'altra domanda, arriva da Facebook, dice Francesco Blanks Cacopardo: ho sentito parlare in maniera terribile di tonnare giapponese al largo di Gibilterra, sai qualcosa, è vero? Ma guarda, ci sono delle realtà che erano la norma, e cioè prima delle grandi regolamentazioni la pesca del tonno rosso avveniva nel Mediterraneo, voglio ricordare brevemente perché sennò magari sfugge questo elemento fondamentale per la comprensione del tema, che i tonni rossi vivono negli oceani, non vivono nel Mediterraneo, vengono nel Mediterraneo una volta l'anno per riprodursi e permangono nel Mediterraneo circa un mese e mezzo, due massimo. Poi ritornano e guadagnano l'oceano e vanno in California, in Giappone, vanno ovunque. Ma le sue carni sono più privilegiate, sono più pregiate, scusate, e quando sono in riproduzione, perché navigano gli oceani per entrare nel Mediterraneo, quindi sono muscoli, sono allenati, sono muscoli molto formati, c'è una qualità della carne sicuramente superiore. E la pesca che veniva effettuata soprattutto dai giapponesi, che sono grandissimi consumatori di tonno rosso oltre che di altri pesci, ahimè, come le balene e altre forme di vita marina, e avveniva in modo vorace. C'erano delle grandi navi industria che avevano dentro gli hangar dove surgelavano tutto e dove tenevano gli elicotteri, motoscafi veloci, pesca a circuizione, usavano satelliti, usavano di tutto per poter individuare i banchi di tonni che entravano nel Mediterraneo dallo stretto di Gibilterra, li individuavano, li circondavano e con queste reti a circuizione lunghe chilometri sostenute da cavi di acciaio e da grandi imbarcazioni veloci, appunto guidate dagli elicotteri, e pescavano tutto quello che c'era in quel grandissimo specchio di mare, che vuol dire anche tutti i pesci gregari, dai delfini alle balene, alle tartarughe, agli squali, a tutti i pesci che possono essere in uno specchio di mare così aperto subito dopo lo stretto di Gibilterra nel Mediterraneo. In acque internazionali facevano questo e quindi razziavano quantità di pesce
enorme e uccidendo tra l'altro non solo i tonni grandi, quelli interessanti per il mercato appunto giapponese, ma anche quelli piccoli che magari non si erano mai riprodotti in vita loro, o a quelli medi che si erano riprodotti, taglia media che si erano riprodotti poche volte. Quindi questo ha creato per tanti decenni un danno enorme alla specie del tonno rosso, e a cui si è poi tentato di porre rimedio con prima una moratoria, quindi uno stop alla pesca, e poi con una regolamentazione abbastanza severa. E oggi ci sono forme di pesca industriali sempre controllate, e poi ci sono anche quelle pirata, naturalmente, che vanno però sono perseguite, vanno perseguite. E quelle industriali sono più efficaci, come dicevo, il metodo dei palangari, altri metodi molto scientifici lasciano poco scampo, diciamo, ai tonni, però le quantità di pescato sono controllate. Quindi sì, i giapponesi continuano a essere i maggiori acquirenti del tonno rosso del Mediterraneo. Infatti gli italiani, e nel Mediterraneo in genere, si mangia soltanto nelle località dove si pesca, perché non riesce a passare, diciamo, alla grande distribuzione. Sì, Sto finendo, sono al 7% di batteria, vuol dire che abbiamo ancora qualche minuto. io spero di poterti. C'è solo un commento. Tiziano dice: complimenti a Francesco Zizzola per il suo lavoro. Personalmente lo considero uno dei più grandi fotografi del nostro tempo. Detto questa domanda nazional popolare. Detto questo, faccio una domanda nazional popolare. Vedo che Francesco Zizzola ha un rapporto speciale con la Francia. Ha parlato di filosofi ed economisti francesi. La casa editrice è francese. Come mai non una casa editrice italiana? È una provocazione. Ma io, scusate un secondo, io in realtà la casa editrice italiana ce l'ho, è quella che ha pubblicato Sale, Sudore e Sangue, Claudio e Corrivetti la di casa editrice Postcard. italiana dovrebbe pubblicare la versione italiana del libro francese, però di solito i libri. C'è sempre un capo cordata, un editore che decide di farli propri e di pubblicarli a spese sue. Quindi, in questo caso, l'editore è il più grande editore di libri di tutti i tempi, di libri di fotografia, diciamo, di tutti i tempi, perché Del Pir, Robert Del Pir, detto Bob Del Pir, che purtroppo è morto 4-5 anni fa ormai. È stato l'inventore del libro stato quello che ha pubblicato Henri Cartier-Bresson, Robert Capa, Robert Frei. Non so se mi sentite, fate sì o no con la testa. Francesco, l'audio. Sarebbe arrivato un quarto d'ora dopo dove aveva la base per poter collegarsi con noi. Purtroppo non ci è riuscito e quindi si è fermato per strada per evitare di non essere puntuale per le 18:30. Eccoci. Eccoci qua. No, Scusate. stavo spiegando che Vai e avevi vieni. questo, stavo spiegando che avevi avuto questo problema, che non eri riuscito a raggiungere per tempo la postazione da dove ti dovevi collegare e ti sei fermato per strada per essere puntuale. Tutto qui. Sì. Continua, continua, Francesco. E quindi niente, appunto, spero di aver risposto anche a questa domanda. Sì, Tu avevi delle sicuramente sì. domande di riserva invece, No, Francesco. c'è, credo che Io Massimo ne vorrei fosse. fare un paio ancora prima che scade, come dire, il tempo limite. Siamo batteria.
Allora, tu sei uno dei fondatori dell'agenzia NUR, che è una delle più importanti agenzie fotogiornalistiche. Come vedi il fotogiornalismo oggi? E perché secondo te si fa così fatica in questo ambito a cambiare i linguaggi? Cioè, come dire, in qualche modo si accusa spesso il fotogiornalismo di usare sempre i soliti linguaggi o comunque di non cercarne di nuovi, mentre tu, per esempio, sei l'esempio, cioè sei un esempio del fatto che comunque si può, no? Cambiare linguaggio, pur essendo decisamente un fotogiornalista anche valido, validissimo. Guarda, io una delle cose che ho fatto ultimamente che mi sono piaciute tanto è stato un film dove non è presente neanche una fotografia. E chiamarlo film è forse eccessivo. Io lo chiamo un documentario sperimentale perché non è neanche un documentario, perché non ha le caratteristiche di un documentario. Non voglio raccontare, non voglio spiegare nulla. È un percorso visivo. Che poi tra l'altro è stato anche presentato a Venezia, fuori concorso al Festival del Cinema di Venezia, ha vinto anche un piccolo premio da parte della SIAE, però questo percorso visivo mi ha portato da a nuovi linguaggi che sono uno degli esempi che io, tanti esempi che io, di cose che io faccio per raggiungere pubblici diversi che ormai viaggiano su piattaforme diverse. Diciamo che il digitale ci ha consentito di mettere in campo molte più opportunità e molte più strutture per poter raccontare la realtà. Ora, tutti se ne sono accorti, meno che i giornali. I giornali, quelli tradizionali, i giornali di carta, sono accorti troppo tardi e troppo tardi anche per recuperare il loro pubblico. L'hanno perso, i giornali non sono più dei mass media. I giornali di carta assolutamente non rappresentano più un'informazione rivolta a una massa di persone che in una democrazia, in una società contemporanea può essere considerata ponderante e rilevante. È sempre più irrilevante la parte di società raggiunta dai giornali di carta, e lo dico senza timore, no? Poi naturalmente rincorrono con le loro piattaforme elettroniche, i loro siti web, che hanno fatto l'errore di abituare le persone per decenni a fruirne gratuitamente, e quindi adesso hanno il problema di non avere le risorse per poter produrre le informazioni. Si sono creati da soli la trappola. Ora, tanti miei colleghi che non hanno la capacità di considerare il mondo fuori dai giornali sono rimasti intrappolati in questa forma mentis, che la fotografia giornalistica è quella soltanto prodotta in un certo modo per i giornali e che siccome fuori dai giornali non esiste altra realtà qualitativa che ne valga la pena, diciamo, di fare lo sforzo del narrativo. Non ha senso continuare. Il fotogiornalismo, dicono, tanto per ripercorrere uno slogan fatto e strafatto anche in decenni precedenti e in crisi precedenti, è morto. Ma non è morto affatto. La fotografia non è mai stata così sana come in questi giorni. Perché? Semplicemente per il fatto che da quando è stata inventata a oggi, negli ultimi 15 anni, la fotografia è finita nelle tasche della gran parte degli esseri umani. Anzi, forse ci sono più apparecchi fotografici dentro con le lenti, dentro i propri apparecchi telefonici, che esseri umani. Secondo una statistica delle Nazioni Unite ci sono più telefoni mobili con la lente che esseri umani. Quindi, forse perché hanno considerato una media degli italiani che ne abbiamo sempre uno o due a portata di mano. Ma questo ha consentito agli esseri umani di iniziare a scambiarsi informazioni, comunicazione, attraverso le immagini. Stiamo ovviamente vivendo una fase molto iniziale di questo grande processo che vede finalmente la fotografia usata da tutti e quindi è una fase di autoapprendimento, se vogliamo, una fase di alfabetizzazione del mondo rispetto ai linguaggi visivi. Però noi che invece siamo rappresentanti del mondo che ha creato l'invenzione, che ha inventato la fotografia, che l'ha sviluppata, e che abbiamo 180 anni di storia della fotografia da metabolizzare e da usare dentro sulle nostre spalle. Ecco, noi abbiamo forse la responsabilità, per coloro che sono capaci di fare
di avere questa apertura verso il futuro, di usare queste conoscenze al meglio, in modalità aperta, non chiusa, non ideologica, non viziata da ragionamenti protettivi e corporativi, piuttosto aperta, come fanno poi tutti gli artisti, cioè gli artisti che hanno un sano rapporto con la ricerca di espressiva, utilizzano i mezzi che hanno per poter in modo più efficace avere una relazione con la propria idea e con la società che poi la deve recepire. Non è una mia esclusiva, diciamo, pertinenza, dovrebbe essere la pertinenza di tutti quelli che amano questo strumento e questa forma di comunicazione tra gli esseri umani, che è straordinaria e continua a essere straordinaria e continua ad avere successo. È la forma di comunicazione più usata dagli esseri umani oggi. Questo la dice lunga sul successo della fotografia. Francesco, io ho un'ultima domanda, non so se facciamo ancora in tempo perché non ho capito quando stacca la comunicazione. 100% di batteria. Guarda, da alcuni anni ti occupi di promuovere la fotografia attraverso anche progetti di curatela e mostre, in particolare a Roma, ma non solo. Perché secondo te è così difficile accettare o far accettare la fotografia come forma di cultura? In realtà è la cultura, diciamo che in Italia in generale è la cultura che viene considerata sempre un optional, quindi se la fotografia è un optional rispetto alla cultura vuol dire che è ancora, diciamo, in più in basso. Hai praticamente dato la risposta mentre formulavi la domanda, ma insomma... Vabbè, adesso valutiamo un po' insieme altre cose. Perché in Francia, per esempio, è una voce precisa all'interno del Ministero della Cultura, cioè esistono proprio delle figure che si occupano solo di fotografia, esiste un'istituzione di riferimento, esperti e così via. E poche sono le persone che, per esempio, almeno questo è il mio punto di vista, sono andate negli anni in Italia oltre il clientelismo nostrano e hanno fatto davvero qualcosa per la fotografia in Italia. Ora, il massimo della creatività è stato, sempre secondo il mio punto di vista, espresso negli anni 70-80, tra l'altro qualche settimana fa abbiamo avuto qui Mario Cresci, che è un ottantenne che sembra un ragazzino di 20 anni, che era, diciamo, dove c'è stato un perfetto mix tra la presenza di autori di grande spessore, che però erano anche accompagnati dall'interesse delle istituzioni, perché spesso e volentieri Ghirri and Company lavoravano anche per delle istituzioni, e soprattutto da un confronto anche molto spensierato e produttivo tra gli autori. Molti di loro sono amici, si confrontavano, non c'era nessuna, come dire, competizione. In realtà in Italia oggi non esistono grant, non esistono aiuti alla produzione, spesso, vista la situazione anche abbastanza precaria in cui si è costretti a lavorare, manca anche un confronto tra i fotografi, o almeno manca la voglia di creare questa tendenza, mentre all'estero questa cosa è forte. Io, per esempio, ho avuto molto a che fare con fotografi spagnoli che si sostengono l'uno con l'altro e l'unione veramente ha fatto la forza, almeno in quell'ambito. Secondo te usciremo mai fuori da questo immobilismo? E secondo che cosa è necessario fare per uscire fuori da questa cosa? Ecco, finita la batteria, mi sa che è finita la batteria. Porca zozza. Vabbè, mi rispondo da solo, mi sono già risposto, quindi... No, io direi, io posso provare a mandargli su WhatsApp a Francesco, posso provare a mandargli, se avete pazienza ci provo subito, e si può collegare forse dal telefonino. Eccolo qua. Vediamo. Se clicchi rientri, gli scrivo, se clicchi, perdonateci, ma è il bello della volontà di volerle fare certe cose, se clicchi rientri. Allora, intanto io volevo dire una cosa, Massimo, non sentiamo neanche te, ma non ha importanza perché stavo dicendo una cosa io. No, no, aspetta, scusami Francesco, perché Zizzo mi sta rispondendo. In Italia il problema è Benedetto Croce, l'immagine è la sorella minore delle arti nella gerarchia intellettuale. Scusate, apro bene nella gerarchia intellettuale di Croce, che ha influenzato tutti gli intellettuali da allora ad oggi. Credo che mi stia sta ancora scrivendo, quindi se avete pazienza io vi riporto la sua risposta, perché purtroppo ha finito la batteria del computer.
Anche perché immagino che comunque ancora senta o comunque abbia sentito la domanda. Sì, la domanda l'ha sentita di sicuro. Vediamo se rientra. Io avevo una bella domanda per lui che in parte però ha risposto, che è questa. Lui, Francesco, è un sostenitore del fatto che la fotografia in questo momento sta vivendo un momento magico. Dice, mai come ora, e lo ha detto poco fa, dice, di fotografia vivono tutti e se ne vanno tantissimi, tanti di più rispetto al passato. Però io, la domanda mia era questa. Il proliferare di associazioni, il proliferare di... Lui addirittura parla anche delle istituzioni che stanno facendo molto di più rispetto al passato. Allora io volevo fargli questa domanda, il proliferare di associazioni, di privati che parlano, che fanno, che trattano l'argomento fotografia, sta aiutando la buona fotografia o la sta facendo diventare una fotografia inutile? Ecco, e qui poi c'era l'altra domanda, se anche il mercato sta contribuendo a fare questo, cioè la comunicazione delle aziende che operano nel settore, una comunicazione, secondo lui, che è un antropologo, che è una persona di grande cultura, che cosa, come la vede? Ecco, mi sarebbe veramente piaciuto sentire la sua, perché è vero sì che ci sono milioni di persone in più che fotografano rispetto al passato, ma forse è altrettanto vero che la fotografia non è più la stessa fotografia che si faceva con attenzione, la stessa fotografia che si faceva con studio, con cultura e quant'altro. Di conseguenza, ecco, la sua risposta potrebbe aiutarci un attimo a capire meglio se stiamo sulla direzione giusta o se stiamo sbagliando. Allora, intanto io, scusami Francesco, finisco, prego. Cioè, qui in Italia è stata inventata la prospettiva, invenzione premessa dell'invenzione della fotografia, non si insegna arte nelle scuole, ecco il problema italiano. Poi si scusa, saluta tutti, si deve lasciare perché è finita la batteria del computer. E, rispetto alla tua questione, che ho sentito in parte, che c'è mia figlia che mi salta dietro le orecchie e mi impedisce di sentire tutto quanto, io diciamo, rispetto a quello che ha detto Francesco, penso che sicuramente c'è tanta Ludovica, sto parlando. C'è tanta produzione di fotografia, c'è tanto interesse, ma fondamentalmente continuo a pensare che la fotografia sia un linguaggio molto più complesso di quello che sembra e che purtroppo, mancando una cultura fotografica a livello nazionale, tutto questo interesse per la fotografia non corrisponda a una crescita effettiva né dal punto di vista autoriale né dal punto di vista della rilevanza che la fotografia ha nell'ambito culturale. Ne parlavamo prima con Francesco, no? Quindi ci sono troppe iniziative sporadiche, ci sono troppe persone di potere che non fanno veramente nulla per la fotografia, ci sono troppe poche istituzioni che creano autori validi e c'è troppo poco confronto tra gli autori stessi. Quando sentivamo Cresci, per esempio, era imbarazzante, no? Sentire che lui usciva con Ghirri, con Guidi, con Caramonte, si guardavano le immagini, stili così diversi, così che non c'entravano nulla l'uno con l'altro e nessuno era in competizione. Ancora oggi sono... Ludovica. Ma tranquillo, non dà fastidio. Sono amici, no? Voglio dire, si creano dei legami fortissimi. Ho avuto modo di lavorare molto con fotografi spagnoli che hanno veramente amplificato il loro talento l'uno con l'altro, aiutandosi nell'editing, nella crescita, nel confronto. Quando esce un libro non c'è mai la mano di un solo fotografo, ma sono 4-5 che lavorano allo stesso editing e non c'è mai nessuna invidia, mai, no? Quindi in Italia è diventata una sorta di... Cioè, veramente bisogna stare attenti in qualunque momento a quello che si fa, a quello che si dice. C'è una competizione serratissima per non avere nulla, poi fondamentalmente, no? Nel senso che stiamo parlando ovviamente di una fettina minuscola in cui dovrebbero mangiare tutti, una fettina di una torta minuscola di cui che dovrebbero mangiare tutti, ma che in realtà mangiano in pochi. Quindi, diciamo, non so se ho un po' risposto alle tue domande, che ripeto, ho sentito in parte perché purtroppo. No, di casino, però
non sono convinto che tutto questo interesse verso la fotografia corrisponda a un reale miglioramento della posizione della fotografia a livello nazionale, a livello di produzione e quant'altro. Questa, diciamo, è la mia opinione, che conta assai poco, però insomma è la mia. Io chiederò, farò questa domanda poi a Francesco e poi sempre sul nostro sito eventualmente avremo anche la risposta sua, ma credo sia in perfetta sintonia con la tua visione, che è la visione di tutti coloro che... Ecco, ciao Pio, forse Pio vorrebbe dire qualcosa in merito a questa cosa. Sì, mancando adesso il collegamento con Zizola, mi riesce difficile interloquire con lui, comunque questo incontro è stato molto interessante. Ma prendo la palla al balzo da quanto ha detto adesso Massimo. Sì, è vero, in quel periodo, in quegli anni, parlo degli anni 70, 80, c'era, come dire, un entusiasmo e un modo di collaborare che oggi manca, perché in effetti quello di cui tu parli, questa competizione sfrenata, questo volere sempre essere alla ribalta, difendere il suo orticello, ne abbiamo accennato anche in altre occasioni di questi nostri incontri, è un dato reale. Dopodiché, per fortuna, insomma, la situazione non è così, come dire, catastrofica, perché poi, nel bene o nel male, con tutti i problemi, alcune, come dire, alcune sinergie, alcune sintonie si creano, scusatemi, ogni volta. Penso per esempio ad alcune mie esperienze personali, naturalmente io parlo per l'esperienza personale, anche se la mia attività così, come dire, eclettica nel campo della fotografia mi ha portato a essere, oltre che un fotografo, appunto a svolgere la pratica fotografica in altri settori. E devo dire che da questa esperienza posso ben dire che ancora oggi si riescono a creare queste sintonie, queste collaborazioni, questo scambio di idee. Io personalmente, magari, non so, forse è un caso personale, il mio non lo so, però io personalmente posso dire che, nonostante tutte queste divisioni, questo un po', come dire, egoismo dilagante e così via, più che egoismo, egocentrismo, tuttavia comunque si riescono a creare sinergie. Penso ad alcuni progetti che si riescono a creare, anche questo stesso progetto su cui noi stiamo lavorando, che è nato dalla volontà, dalle idee di Francesco Mazza, intorno alla sua impresa, che non è soltanto un'impresa commerciale, ma che vuole, come dire, significare anche un momento di dibattito, di scambio di idee. E questo è un esempio, perché ci siamo adesso in questo momento con i piedi dentro, ma penso anche all'esempio che mi ha coinvolto negli ultimi 3-4 anni con la nascita della rivista FC Fotografia e Cultura, attorno alla quale si è creato, come dire, un team di redattori, collaboratori che hanno dato il loro contributo, questo non è da sottovalutare, gratis praticamente, pur di lavorare a un progetto culturale. E lo stesso Mario Cresci, che Massimo e voi avete ricordato, è uno dei primi promotori, è uno dei primi fotografi che ha dato il suo contributo, sia con i testi che con le sue fotografie, a questo progetto editoriale, e così via, insomma. Oppure, pensando più in grande, penso alla grande esperienza che nacque a Milano negli anni 80-90, che era Archivio dello Spazio, che riuscì a mettere insieme decine di fotografi di paesaggio, soprattutto fotografi di paesaggio italiano, per questo progetto realizzato dalla provincia di Milano, che poi è sfociato a sua volta nella nascita del Museo di Fotografia Contemporanea di Cinisello. Anche questo esempio, che appunto
in maniera ancora più eclatante, più importante storicamente, se vogliamo, è un esempio in cui non si è, come dire, percorsa la strada in ordine sparso, ma attorno al quale si sono veramente riunite tante energie positive. Certo, dopodiché le esigenze del mercato dell'arte, il fatto che la fotografia abbia moltiplicato i suoi spazi e le sue occasioni, il fatto che dal 2009 stiamo pagando una crisi economica pesantissima che ha colpito il mercato dell'arte e quindi il mercato della fotografia e quindi tutto quello che ne consegue, certo, ha dato e dà dei problemi. Però insomma, diciamo che io non sarei così pessimista. Via. Ecco, questa mia testimonianza volevo portare. No, io sono convinto che quello che tu dici ha un fondo di verità. Esistono delle piccole realtà dove si continua a fare sicuramente bene. Esiste però questo dilagare della fotografia che probabilmente, e parlo io che dovrei dire tutto il contrario perché tu hai sottolineato che sono un imprenditore, ecco, questo dilagare, cioè questo non riuscire a costituire quello che serve, cioè quello di parlare di fotografia utile, di fotografia che possa essere, che possa servire a qualche cosa, che possa consentire a chi si approccia oggi di avere le stesse emozioni che avete avuto voi nel passato quando vi approcciavate a fotografi che avevano una visione completamente differente. Ecco, oggi si rincorre sempre quello che è l'imitazione di qualcosa, si parla sempre, tu parli di Mario Cresci, chi parla di Basilico, chi parla di Berengo Gardini, ecco, cioè, ci ricolleghiamo al passato. Sentire Francesco Zizzolo su questo argomento sarebbe stato per me, anche perché era chiaramente una visione di lui si definisce anziano, non è anziano, lui è del 62, è comunque un giovane, è un autore, uno dei più grandi, più straordinari autori che abbiamo in questo momento in Italia, forse uno tra i più grandi fotografi viventi, almeno italiano sto parlando, e di conseguenza mi sarebbe piaciuto. Signori, sicuramente ci sarebbero domande per il buon Francesco, però chiudiamo qui, accettiamo come è andata la serata, io direi di interrompere. Oreste, tu volevi sicuramente dire qualcosa di qui stasera proprio apposta. Massimo, se tu sei impegnato, non ti preoccupare, noi continuiamo ancora qualche minuto, dai. Tranquillo. Io vi saluterei perché comunque la bimba ha bisogno di attenzione. È chiaro. Vi saluto a tutti. Grazie Massimo, grazie. Alla prossima. Ciao! Ciao tesoro, abbiamo tanti altri appuntamenti. Valerio Bispoli tra la settimana prossima, poi avremo il grande Guido Arari che racconterà la sua storia a fianco per 20 anni, a fianco a Fabrizio De André e a Fernanda Pivano. Lui dice che vuole chiamarla la signorina Nanda e c'è un fondo di verità che non vi racconto perché ne parleremo in occasione di quando incontreremo Guido Arari, che sarà il 25. Oreste, che volevi dire qualcosa in merito? Ti vedevo particolarmente... Sentiamo solo un fischio. Hai attivato l'audio, ma sentiamo un fischio. Non ti sentiamo. Sentiamo solo un fischio. Questa è la serata dei problemi tecnici. Beh, per fortuna non è mai successo. È la prima volta, però ci sta anche questo. Niente. Arnaldo, volevi intervenire per caso tu? Rispondere per... Arnaldo è un altro di quelli che sta facendo tanto per la fotografia e io dico tanto di qualità, perché poi voi vivete in una situazione un po' diversa rispetto alla nostra. Perdonatemi se io ho questa sete di miglioramenti. Io vivo in Calabria, come sapete. Faccio da oltre 40 anni l'imprenditore di fotografia e da oltre 40 anni cerco di parlare sempre e solo di questo. Nei migliaia di eventi che ho fatto, ho sempre cercato di coinvolgere, abbiamo avuto a Berengo più volte, abbiamo avuto fotografi di chiarissima fame, è inutile stare qui a citarli. Abbiamo un esempio importante che è il Festival di Corigliano, e quindi abbiamo sete di vivere certe situazioni che voi vivete invece in maniera naturale, perché siete diciamo in una zona, quella del nord dell'Italia, dove è molto più semplice partecipare a incontri con i grandi maestri della fotografia
magari starli ad ascoltare e a prendere un caffè insieme, che può servire, basterebbe anche una sola parola per farvi entrare di diritto in quello che è la cultura della fotografia. E questo per noi, a noi ci manca sinceramente, a parte, ripeto, questi due esempi che ho citato. Oreste, questo tu... però è ancora più encomiabile da parte tua, Francesco. Sì, va bene, grazie. Però sai, costa lacrime e sangue. Fortunato Seminare, io ho fatto un film sulla sua vita, diceva proprio questo, costa lacrime e sangue vivere qui. Io vivo in Calabria, nella terra più povera d'Italia, nella terra che soffre di problemi antichi, perché noi non abbiamo avuto la fortuna di avere i grandi fotografi. La Calabria, a parte un esempio che cita sempre il buon Antonio, che è uscito in questo momento, Cipparrone o il fotografo di, adesso mi sfugge il nome, non abbiamo avuto grandi fonti di ispirazione, di conseguenza ce li cerchiamo altrove. Ecco, il motivo per cui io cerco di portare avanti questo sforzo enorme per cercare di diffondere cultura sta nel fatto che ne ho sentito troppo bisogno quando ero ragazzo, e oggi, ecco, cerco, visto che ne ho la possibilità, cerco di fare in modo di fare usufruire ad altri quelle di cui io non ho, quelle cose che non ho potuto io avere, insomma. Questo è il mio desiderio di fondo. Oreste, sei riuscito, se volevi intervenire? No. Ti dico io, pronto, pronto? Ah, Arnaldo, ci sei tu. No, io purtroppo ho un problema video, visto che audio, mi sparisce ogni tanto, va e viene, ho la scheda del video che probabilmente va a cambiare, anzi, devo cambiare il computer. Niente, io volevo dire che il lavoro che stai facendo è incommiabile, proprio come diceva anche appunto Pio, è un lavoro eccezionale, ti seguo volentieri quando posso, e come vedi anche noi stiamo cercando di fare qualcosa di simile, non uguale, di qualcosa di simile, il nostro piccolo, siamo una piccola entità di provincia, ma i problemi che abbiamo noi sono quelli che appunto si parlava prima. E la fotografia, o comunque la cultura fotografica, ancora vista purtroppo come una cosa che se ne può fare a meno da parte degli enti, da parte degli amministratori. Noi qui a Voghera abbiamo purtroppo questa realtà, Pio lo sa perché ci conosciamo e ci segue dall'inizio di Voghera Fotografia, e quindi non si riesce a stare al passo con loro, quindi è tutto sulle nostre spalle, tutto sull'iniziativa personale, tutto sulle tasche personali, più che mai, che è la cosa più difficile. Però insistiamo, come lo stai facendo tu, credo che lo facciamo ben volentieri per creare, almeno se non altro, uno zoccolo duro sul futuro, su quello che verrà per i giovani, per le scuole che speriamo inizieranno anche loro a fare qualcosa di concreto, in modo da creare una realtà diversa dall'attuale. Quindi non è soltanto la Calabria, ma anche il famoso nord, spesso e volentieri di provincia, che ha queste grandi difficoltà. Niente, tutto qua. Cerchiamo di rallentare un po' il declino, ecco, quello che stiamo facendo. Io non credo che risolveremo nulla, ma credo che comunque rallentiamo quel declino, cioè che la fotografia possa essere davvero utilizzata come strumento per dire qualcosa. Oreste, se ci sei e vuoi fare questo intervento, poi se c'è qualcun altro, mi dispiace, sono rimasto solo io che non sono l'interlocutore valido, il buon Massimo se n'è andato pure. Oreste, prima ti sentivamo, ma non ti sentiamo più. Niente, mi dispiace. Ok, signori, chiudiamo qui. Grazie Angela Gioi, ti vediamo in video. Ciao. Claudio Imperi, Giuseppe Casalinuovo, Anna Maria, Palbo, Francesco Tuia, Michele che non vuole intervenire, Antonio Mazzieri e tutti quelli che ci stanno seguendo da Facebook. Rifaremo sicuramente, penso ormai in settembre, questo incontro con Francesco Zizzola. Ci sono i prossimi incontri, sono uno più interessante dell'altro, se riuscite non perdeteveli, e grazie per la vostra vicinanza. Io non posso dire altro se non ringraziarvi tutti quanti. Grazie a voi per questa opportunità. No, grazie a te Alessandro, grazie a te. Speriamo di riuscire a farlo ancora con lo stesso impegno di sempre. Pensate che io ieri ero dentro la tonnara di Favignana, dentro lo stabilimento Florio. Ho la fortuna di lavorare a Favignana, vado spesso a fotografare, ogni tanto mi intrufolo, anche se non dovrei, perché è un bene anche pericolante, insomma comunque sogno
di questo periodo meraviglioso della mia terra. Io sono siciliano, sono di Palermo. Hai visto, hai avuto modo di Zizzola, chiaramente conoscevo di questa tradizione del tonno, della pesca del tonno a Carloforte, più Carloforte sì, da poco anche Carloforte, Trapani e tutta la provincia di Trapani, e poi tutta la parte della Sicilia occidentale è stata tra l'Ottocento e i primi del Novecento, un'industria molto flotta. Ti consiglio, se non lo hai visto Alessandro, di vedere questo documentario che ha fatto il maestro Vittorio De Seta nel 54-55, proprio li ha chiamati Contadini del Mare, dove non c'è nessun commento, dura 10 minuti. Se chi riesce, senz'altro. Cercalo, lo trovi su YouTube, è facilissimo. E poi lui fa anche un altro importante documento, sempre in quella stessa epoca. Poi non ha potuto più farlo perché la pesca del pesce spada è stata, mi pare, un paio d'anni dopo, nel 57, è stata vietata con quel sistema. Ha fatto un documentario proprio il pesce, no, lupisci spati, una cosa del genere si chiama, e lo trovi sempre su. Ma è bello perché non è commentato, non ci sono musiche, ma ci sono solo i versi, le parole di queste persone che ci lavoravano, il suono del mare, i remi. Lo cercherò senz'altro. Sono dei documenti di un'importanza straordinaria. E lui quando è sceso in Sicilia, perché lui apparteneva a una famiglia nobile, aveva fatto il militare con dei siciliani appunto, e da lì si innamorò di questa terra, si innamorò della... Allora ha deciso di scendere un gradino più in basso, quindi ha incominciato a raccontare, ma facendo capolavori, da Banditi a Orgosolo, che è stato forse il primo lungometraggio suo, da In Calabria, dalla situazione di questo paese, Alessandria del Carretto, quindi ha fatto dei documenti di una importanza notevolissima. E chi è appassionato di vita, di fotografia, di bellezza della natura, ecco, suggerisco davvero di vedere quei documentari. Grazie. La fotografia è uno strumento di comunicazione straordinario a questi livelli, ovviamente di professionisti eccetera, ed è un gran peccato che ancora oggi sia percepita come una forma d'arte, come dire, che viene dietro quelle più blasonate eccetera. È un gran peccato, però resistiamo e dobbiamo continuare a fare quello che sentiamo, e questo è il principio, niente di più, ci proviamo. Signori, grazie ancora a tutti quanti. Grazie a voi, buona serata. Vi aspettiamo alla prossima. Buona serata. Grazie Francesco. Ciao Pio. Ciao, buonasera, grazie. Ciao a tutti. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. E allora vi chiedo solo un momento per presentarvi CineSud Photo Magazine, la piattaforma online di informazione fotografica. Perché iscriversi alla newsletter di CineSud Photo Magazine? Perché chi frequenta la fotografia a qualsiasi titolo forse ha bisogno di sapere tutto quello che in questo magazine tutti i giorni puntualmente viene scritto. Sono circa 100 tra professionisti, amatori, aziende, testimonial che hanno aderito a CineSud Photo Magazine. Con loro puoi conoscere il loro lato umano, il rapporto con la fotografia, puoi vedere le proprie rubriche, puoi commentarle, puoi assistere alla presentazione dei libri, puoi assistere ai workshop che settimanalmente vengono tenuti sul nostro magazine. CineSud Photo Magazine forse è proprio quello che mancava, e forse proprio lo strumento che può esserti utile. Iscriviti subito alla newsletter.